Fervono gli ultimi preparativi al CODMA di Rosciano di Fano per l'edizione 2018 di Fano Geo, evento dedicato all'agricoltura nel nostro territorio che quest'anno compie ben 30 anni. Stanno arrivando i trattori d'epoca di una volta, però oggi pomeriggio arriveranno altri trattori non d'epoca ma trattori di oggi e tutti gli standisti che già stanno cominciando ad arrivare per domani, sperando in due belle giornate di sole con tanta gente che ci venga a trovare qui al CODMA. Un programma ricco di iniziative imperdibili per gli amanti del settore, a partire dai più piccoli fino ai più grandi, con laboratori didattici, mezzi da lavoro d'epoca e moderni, animali di campagna e molto altro ancora. Un grande traguardo, e lo faremo alle 11 con il taglio del nastro, ma anche con una grande torta che verrà tagliata da tutti i sindaci che in questi 30 anni hanno portato avanti questa bella manifestazione, che andrà avanti con tante aree tematiche: la fattoria didattica, il battesimo della sella con i cavalli, i falconieri, dei fantastici motori d'epoca, ma anche con una fiera di prodotti e di attrezzature del mondo dell'agricoltura. Quindi veramente inizi a trovare quella a CODMA, perché sarà una due giorni veramente fantastica, che si apre domattina con 400 bambini che arrivano dalle scuole per una fantastica didattica. Quindi vi aspettiamo già da domattina alle ore 11. Terminati i due giorni di fiera agricola, ci si sposterà direttamente sui campi di Falcineto per l'appuntamento del 24 maggio alle ore 15 con le giornate del grano e a seguire le prove in campo di aratura, raffinatura e semina a cura della ditta Raggi con i più moderni trattori John Deere. La settimana agricola poi terminerà con la 39esima festa della mietitura, in programma il 26-27 maggio, 2-3 giugno al Falcineto Park, con la rievocazione storica della falciatura, trebbiatura e aratura d'epoca.